Eccoci qua, bentornati per questo settimo appuntamento. Come promesso nel video precedente, oggi parleremo del modo maggiore armonico. Vediamo subito sulla chitarra i gradi di questa scala. Do come fondamentale, Re seconda maggiore, Mi terza maggiore, Fa quarta giusta, Sol quinta giusta, La bemolle, sesta minore. Questa è la nota che ci interessa particolarmente. Si, settima maggiore. E naturalmente Do come ottava. Ok, il giro che avete appena ascoltato è stato strutturato proprio su quattro accordi presi dall'armonizzazione di questa scala, che poi ho registrato nella Loop Station e ho provato a fare degli esempi con una, diciamo, semplice improvvisazione. Infatti vediamo adesso quali sono gli accordi che possiamo ricavare armonizzando la scala maggiore armonica. Do maggiore settimo. Re semi diminuito, Mi minore settima, Fa minore settima maggiore, Sol settima, La bemolle maggiore settima quinta più, Si diminuito e infine abbiamo di nuovo il Do maggiore settimo. Naturalmente possiamo sviluppare questa progressione anche mediante gli arpeggi. Anche se questa scala è apparentemente inusuale, in realtà la troviamo, la incontriamo spesso quando andiamo ad analizzare gli standard. Possiamo fare degli esempi semplicissimi, come ad esempio Night and Day. In questo caso abbiamo appunto il Re semi diminuito, Sol settimo, che è il quinto grado, e il Do maggiore settimo, o anche maggiore settimo con la quinta più, perché appunto è il nostro La bemolle. Un altro esempio potrebbe essere l'altro standard, You and the Night and Music. Caso. Abbiamo di nuovo Re semi diminuito come secondo grado, Sol settima e Do maggiore settimo, che volendo possiamo rendere anche maggiore settimo quinta più. Altri esempi potrebbero essere Alone Together.
caso abbiamo di nuovo questo stesso 2-5-1 con l'accordo semi diminuito, l'accordo di settima e l'accordo maggiore settima, eventualmente quinta più. Un altro esempio, Stella by Starlight, nella parte finale, quando abbiamo questa progressione di accordi semi diminuiti. Quindi anche in questo caso abbiamo Re semi diminuito, o meglio Do semi diminuito in questo caso, Fa settima e Si bemolle maggiore. Quindi questo per dirvi che anche se questo modo è apparentemente poco utilizzato, in realtà è diffusissimo anche nell'ambito del jazz, delle composizioni del Novecento, quindi negli standard e naturalmente non solo. E un'altra cosa che volevo dirvi in relazione a questa scala è che possiamo integrare altre scale che vi si trovano all'interno, come naturalmente facciamo nel caso del modo ionico con le pentatoniche. In questo caso possiamo utilizzare ad esempio la scala alterata, in particolare il terzo modo della scala alterata, quindi se siamo in Do oppure la scala giapponese che va sempre a marcare il sesto grado minore. E spero che questo materiale vi sia utile per i vostri studi, per i vostri approfondimenti, e vi presento subito l'argomento della prossima lezione, che tra l'altro sarà per il momento l'ultima lezione e verterà sullo standard Jump Step. Dato che si tratta proprio dell'ultimo appuntamento, almeno per adesso, inserirò all'interno di questa lezione numerose nozioni proprio per darvi, diciamo, più materiale possibile. Per cui se questo video vi è piaciuto, naturalmente lasciate un like, se non siete iscritti seguite il canale anche cliccando sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche, e per qualunque curiosità e domanda scrivetemi tranquillamente, sarò felice di rispondervi. Allora, buono studio e al prossimo video. Ciao!